Ciao, oggi andiamo a rifare un simbolo di uno dei grandi ristoranti romani, gli spaghetti alla carrettiera. Non è alla carrettiera con due R, ma con una R, quindi alla carrettiera, una sola, perché il ristorante è appunto da Checco il carrettiere, quello anche dove andava il famosissimo giornalista Gianni Minà. La ricetta l'ho vista rifatta su Instagram dalla nipote del fondatore, di quello che l'ha creata per questa pasta, e mi è piaciuta subito e moltissimo, e ho voluto provare a rifarla. L'unica cosa che ho fatto, variante che ho fatto, è di non farla con gli spaghetti, ma con le linguine. Ma le linguine sono veramente buone e quindi secondo me viene bene anche con quelle. L'importante appunto è scegliere sempre ingredienti di qualità. È un piatto molto molto semplice. Prima di cominciare però vi ricordo di lasciare un like e un commento se il video vi è piaciuto e se volete mi potete sostenere sia su Patreon che abbonandovi al canale. Trovate tutto sotto in descrizione insieme agli ingredienti e partiamo. Come prima cosa ci dobbiamo mettere a mollo i funghi secchi, quindi io ho messo a scaldare dell'acqua. Mi raccomando, scegliete i funghi secchi che siano interi e che siano riconoscibili perché poi ne va della qualità del piatto. Nel frattempo che si scalda l'acqua ci andiamo anche a schiacciare i nostri pelati con le mani. Facciamo perdere tutti a pezzettini. Voi se volete farli più a passata potete usare benissimo un passaverdure. Vi sconsiglio il mini pimer perché comunque cambia il sapore, mentre il passaverdure tende a lasciarli più con un sapore, diciamo, fresco. Il mini pimer e il frullatore con i pomodori non è una roba che mi piace. Altro ingrediente importante è il tonno, che io ora vado a scolare dall'olio in eccesso. Vado a tirarlo fuori senza romperlo troppo. Comunque deve rimanere bello grossolano. Cosa importante, mi raccomando, l'olio poi che scartate dal tonno, se utilizzate quello sott'olio, mettetelo nella tanica con l'olio di frittura perché è un olio che va scartato negli appositi punti di raccolta, quindi per cui è molto importante perché dobbiamo voler bene all'ambiente in cui viviamo. L'acqua è ben calda, andiamo dentro con i nostri funghi e li facciamo ammollare per circa un paio di minuti, così scaricano anche le eventuali impurità che gli sono rimaste attaccate. Ora ci andiamo a tritare l'aglio, ingrediente fondamentale. Ci abbiamo messo tritato qui. Questa è una ricetta che non conoscevo. Io per tritare l'aglio gli do una schiacciata e poi andiamo con il coltello in questo modo. Vado a fare fino fino. Ok, i funghi hanno ripreso la loro forma più o meno. Questi sono porcini della Castagnana secchi. Mi hanno regalato molto gentilmente. E gli vado a dare una tritata molto molto grossolana. Un tocco sottile. Comunque il fungo deve restare un pochino intero. Adesso possiamo iniziare con la cottura del nostro preparazione del nostro sugo. L'acqua ve la conservate, la fate riposare un attimino che tutte le impurità vanno sul fondo e poi un pochino la useremo per la cottura del sugo. E andiamo sui fornelli. Mettiamo un bel giro d'olio. Io ci metto anche proprio una puntina di peperoncino, ma veramente poco, eh. Ok, l'aglio inizia a soffriggere. Lo facciamo diventare abbastanza dorato. L'aglio è dorato abbastanza, andiamo giù con i funghi. Li facciamo insaporire e ora andiamo con l'acqua dei funghi. Ne mettiamo circa un mestolo e mezzo. Ora che i funghi hanno cotto un po' con l'aglio e con la loro acqua, ci andiamo a mettere il tonno, bello a pezzetti grandi.
vado a insaporire senza romperlo troppo. E ora andiamo con il pomodoro. Metto proprio un goccettino d'acqua per pulire la ciotola e aiutare la cottura. Puntina di sale, non troppo, poi assaggiamo alla fine, vediamo se ci serve, che comunque il tonno è saporito. Io ora copro e faccio cuocere un quarto d'ora, 20 minuti, così, leggermente aperto, così evapora ed esce il vapore. Come vedete il sugo si è ben ritirato, adesso andiamo a cuocere la pasta e poi la andiamo a condire. Allora, per la pasta anche qui ci vorrebbero gli spaghetti, come per la Nerano la settimana scorsa. Io ho ancora queste belle linguine e utilizzo queste. Io vado a scaldare un po' di sugo in una padella grande, perché questa cosa l'abbiamo fatto, non è il massimo per saltare la pasta lunga. Appena prende un attimino calore, andiamo con la pasta direttamente così. Io ci metto giusto un goccino di acqua di cottura della pasta, non tantissimo, giusto per far sciogliere un pochino il sugo, in questo modo. Questa non è una pasta che deve risottare, perché comunque la cremosità gliela dà il pomodoro. In generale le paste al pomodoro, che hanno tanto pomodoro, non è necessario farle risottare troppo. Guardate che bei pezzi di tonno interi, meravigliosi. Io ora ci metto giusto un goccino di prezzemolo per un tocco di verde, mescolata rapida, e adesso andiamo ad impiattare. Se sapete farlo, fate un bel nido, altrimenti va bene pure senza nido, che nessuno vi giudica l'impiattamento, basta che sia buono il piatto, poi tutto il resto conta poco. E poi prendiamo tutto sto ben di Dio di sugo, sopra così, bello abbondante, eh? È davvero un bel piattino, ragazzi, bello abbondante, saporito, questo è veramente un bel piatto. Ragazzi, andiamo ad assaggiare sta bella linguina lunga. Guardate che bella forchettata. Andiamo ad assaggiare. Questo è un piatto che ha reso noto un famoso ristorante di Roma, appunto da Checco il Carrettiere, e ora capisco il motivo. È davvero un bel piatto, bello, saporito, equilibrato, se fatto nel modo giusto, con la giusta dose di ingredienti e soprattutto con ingredienti di qualità. Ringrazio Instagram di avermi fatto trovare quella pagina, appunto la pagina del ristorante, dove c'è la padrona del ristorante che la cucina, perché è davvero una bella ricetta che secondo me dovreste provare a rifare, perché vi stupirà. Purtroppo funghi porcini e tonno non sono più ingredienti a buon mercato, però se li trovate buoni e ne vale la pena e potete acquistarli, fatela, perché è davvero buona. Io ragazzi vi saluto. Ci vediamo alla prossima ricetta, vediamo di fare una roba senza cottura, perché se continua sto caldo è davvero difficile fare video. E tutti gli ingredienti li trovate sotto in descrizione, insieme al link di tutti i miei social e anche al link di Patreon e al pulsante per abbonarvi al canale su YouTube direttamente. E niente, ci vediamo. Ciao!